Per il video di oggi ho preso spunto da uno dei video di TikTok che sta spopolando, ovvero l'uovo impacchettato. Oggi finalmente sto provando il trend di TikTok dove si cuoce l'uovo in maniera particolare. Quindi ho messo tutto alla padella, siccome non mi fidavo, ho messo anche un pochino d'olio per evitare che il bianco si attacchi. Ok, mi sembra che la padella sia ben calda, quindi adesso metto l'albume. E giriamo affinché si formi un bel tondino. Ancora è liquido in superficie, quindi lo faccio cuocere. Quindi ancora liquidino in superficie, lo faccio cuocere ancora. Ok, metto il tuorlo. Ok, e adesso dovrei ricoprire tutto. Il tuorlo non si stacca. Ok, vediamo se riusciamo. Uno. Stavo dicendo. Niente. Tre. E quattro. Ok, diciamo che per me è stato un fail, non tanto epic, però un fail. Va bene, andiamo a mangiare. Ho messo un pizzichino di sale, adesso vado a mettere un pizzichino di pepe e mangio. Ok, sono qui col mio gatto, ispirato ai video di TikTok, ma è risultato un po' un fail, ecco, perché non sono riuscita a chiuderlo. Vedrò magari nuovamente qualche altro video e così capirò dove ho sbagliato. Intanto vediamo se riesco a farvi vedere. Lo apro. Il tuorlo è ancora liquido. Vado a mangiare. L'uovo è buono, quindi va bene. Non è risultato il trend di TikTok, però lo mangio comunque, insomma. Ho aspettato proprio di avere delle uova che ero sicura che fossero fresche. Perché con le uova del supermercato a mangiarlo così non mi fido più di tanto. Però queste sono sicura che sono uova DOC. Quindi lo mangio molto volentieri. Niente, l'ovetto è finito. Io mi sono divertita a fare questa mini prova e penso che ne farò delle altre in base a TikTok che mi ispirano e ci vedremo quindi alla prossima. Ciao.
mini ricetta. Ciao! Dimenticavo, se volete vedermi fare altre prove ispirate a video di TikTok, restate connessi al mio canale iscrivendovi e attivando la campanella. Sicuramente ne usciranno delle belle. Ciao!